Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Luca Toselli Nerd e Retro. Oggi facciamo qualcosa di particolare che non abbiamo ancora visto prima sul canale. Una reaction a una reaction, perché io sono iscritto a diversi canali YouTube di altri componenti del mondo Pokémon e stamattina mi è apparso in home page il video di Axo, archivio, di Axo reagisce a Raiden su Pokémon Scarlatto e Violetto. E dato che mi sono guardato un primo pezzo di video e poi ho detto attenzione però, l'idea di una reaction è qualcosa di molto simpatico, ho messo stop e ho detto adesso accendo il computer e registro il tutto. Io spero che Axo sia d'accordo con questa cosa, ovviamente faccio la stessa premessa che ha fatto lui, se dà fastidio questo tipo di contenuto posso assolutamente rimuoverlo dal canale, però mi sembrava una cosa simpatica perché c'erano diverse cose che volevo dirvi, di quelle che ho sentito all'interno dell'analisi. Perché secondo me quando si parla di Pokémon bisogna fare un certo tipo di ragionamento differente rispetto a quello che è per ogni altro tipo di videogiochi, ma poi arriveremo a farlo. Quindi se siete tutti pronti lasciate un commentino qui sotto, un'iscrizione al canale, un mi piace al video e iniziamo subito la reaction. Ero molto curioso di vedere il video che si chiama Pokémon Scarlatto e Violetto, ma Nintendo non si vergogna pubblicare. Direi che già il titolo è molto molto forte. Cato dai Player Inside. E voi sapete che di certo io non sono un difensore di Pokémon Scarlatto e Violetto. Io non li ho mai praticamente finiti. Ho giocato giusto fino alla fine dell'area zero assieme a voi a distanza di 2 anni dall'uscita perché l'avevo droppato prima. Anch'io non sono riuscito a finirlo insieme. Ho dovuto prendere una pausa, poi l'ho ripreso in mano quando ho ricominciato un po' ad avvicinarmi, ad affezionarmi a Pokémon anche grazie a questo canale e poi l'ho terminato. Devo dire la verità, a livello di storia mi è anche piaciuto quella sorpresa finale, no? Non voglio fare spoiler, però va bene, non mi è dispiaciuta la trama principale, devo dire la verità. Sono semplicemente appunto molto 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 curioso di sentire questi 11 minuti di parere completamente esterno da persone molto competenti in ambito videoludico. Sì, invece io sono una persona estremamente ignorante in ambito videoludico, questo lo devo dire con grande chiarezza, sono molto fan di Pokémon, è proprio per questo che voglio andare a raccontare un pochettino queste cose. So che Axo voleva fare questa stessa critica o comunque questa stessa analisi sul video in questione, però io e Axo abbiamo anche età differenti e quindi secondo me riuscirò a darvi anche quel qualcosina in più. L'introduzione già fa capire tante cose, secondo me. Nintendo non si vergogna? Ovvero esce un Pokémon, prima Arceus, adesso Scarlatto e Violetto, in queste condizioni. Ma per Scarlatto e Violetto la situazione è veramente tragicomica. E fino a qui, secondo me, ci siamo. Cioè, niente di nuovo. Questa è una cosa di cui penso tutti, sperando che non esistano davvero le... anche se, in realtà, ahimè, esistono e come. Ovvero le famose persone che solo Pokémon, non riesco nemmeno a guardare fuori. Cioè, ci sta che magari uno non giochi a tutto quello che esce. Nemmeno io gioco a tutto quello che esce. Però, cioè, anche restando solo nell'ambito Nintendo Switch, effettivamente bisogna avere i paraocchi montati al contrario, peraltro. Io, per dire, mi ci rivedo in questa cosa qui, nel senso che per Switch ho letteralmente solo Pokémon. Ho comprato Switch appositamente per giocare a Pokémon. L'età, faccio 32 anni a luglio, non mi permette di avere il tempo libero per videogiocare, ma anche quando videogiocavo, lo storico dei giochi che ho giocato nella mia vita, Super Mario, FIFA, PES, Pokémon, Magic, poco altro. Quindi a me non piace tanto videogiocare quanto più videogiocare le cose che mi piacciono. Quindi per dire, a me Leggende è piaciuto tantissimo, non ne ho mai fatto mistero. Scarlatto e Violetto non mi sono dispiaciuti, non mi è piaciuto tanto Spada e Scudo, ma probabilmente perché non mi focalizzo sulla grafica, roba del genere, ma sul brand principalmente. Quindi questo è il mio modo di vedere la roba e compro le console soltanto per giocare alle nuove uscite Pokémon. Questo da anni, letteralmente da anni, ho tutte le console Nintendo solo per quello. Per non rendersi conto che anche in ambiente Nintendo Pokémon è un po' un...
un caso isolato. Cioè una... Sì, perché avevo visto comunque tanti altri giochi Nintendo che hanno delle grafiche comunque nettamente migliori rispetto a quella di Pokémon, ma non mi interessa proprio perché io non gioco a Pokémon per la grafica. Una merda puzzolente isolata. Parliamo di un titolo tecnicamente disastroso che non solo fa temere il fatto che Nintendo sia ancora a metà del ciclo vitale. Ora, al di là dell'ilarità che possiamo provare guardando i vari video... Questo invece mi ha fatto arrabbiare quando giocavo. Queste sono cose che effettivamente danno noia. Video che sono diventati virali su Pokémon Scarlatto e Violetto, su bug, glitch e quant'altro. Per esempio, signori, questo me lo dovete guardare. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. È una poesia. Ma ci rendiamo conto. Bello questo, non l'avevo visto. Bello, bello. Apro! È soltanto la punta dell'iceberg, è soltanto grattare la superficie, perché non tutti i bug in Scarlatto e Violetto sono solo divertenti, alcuni invalidanti. Il gioco, sviluppato da Game Freak, è uscito insomma in condizioni pietose. Scusatemi, vedete, questa però già è una cosa interessante, okay. Perché dentro la community Pokémon non è che non siano diventati un meme o non siano stati evidenziati i bug, ok? Cioè la miriade di glitch. Però per una persona che con Pokémon non c'entra così tanto, okay, che è fuori da questo mondo, come è giusto che sia, già questo è un problema invalidante, per cui... Buon, bello, grazie, vaffanculo, ciaone. È quello che vi dicevo prima, cioè io che compro la Switch per Pokémon, me ne fotto di questa roba qui. Chi compra Pokémon perché ha la Switch... è una cosa differente, dice, perché dovrei giocare a questa merda? Capisco, comprendo. Sono proprio due visioni completamente diverse e opposte. Se sei fan di Pokémon, comunque cerchi di andarci sopra. Perché esatto. Dici, vabbè, però, cazzo è Pokémon, io me lo voglio esatto. Dire, è Pokémon. Esatto. I giochi Nintendo esatto. Sono puliti. Sono smussati, polished, come piace dire a me. Pertanto, uscire con un Pokémon Scarlatto e Violetto in queste condizioni fa sembrare Nintendo come attentissima a tutto, ma per quanto riguarda Pokémon, vabbè. E poco importa che non sia Nintendo a svilupparlo con un team interno. Certo, è paradossale pensando a come è iniziato l'idillio tra Nintendo e Game Freak, che... Mi piace anche che Axo vada a dare queste nozioni di storia all'interno della reaction. Molto molto bello, a maggior ragione perché lui comunque quei momenti lì non li ha vissuti davvero. Lui non era presente in quegli anni lì quando è uscito Pokémon davvero, quindi ancora più apprezzabile. È iniziato in maniera tutt'altro che idilliaca. Se non fosse stato per la buona parola di Miyamoto, Game Freak non avrebbe avuto l'ok da parte di Nintendo per pubblicare i primi giochi. Rosso e Verde Nintendo non li voleva pubblicare. Sì, anche perché noi stiamo qua parlando di glitch, di bug, di cose che rendono ingiocabile il titolo di Scarlatto e Violetto. Se parliamo di Rosso e Verde o Rosso e Blu, c'è da mettersi le mani nei capelli per glitch o bug. Cioè, non sono giochi, sono glitch o bug a cui hanno aggiunto una storia, è qualcosa di diverso, e quindi tutto Pokémon è basato su questo da sempre e probabilmente per sempre. Quando viene presentata l'idea, il progetto da Game Freak a Nintendo, vaffanculo, non venderà mai, è una merda. Complimenti, ci avete beccato, è andata proprio così. Sarà che si arrivi ad oggi in una situazione in cui Pokémon può fare come cazzo gli pare. È incredibile. Se l'è guadagnato. Ma non guadagnato. Esiste al mondo gioco più adatto all'open world che un gioco di Pokémon. Ma un open world così, no, non è accettabile. Invece io l'ho apprezzato tanto. Sono stronzo. Siamo sono d'accordo stronzo che nell'ambito dei giochi Pokémon è un passo avanti, ma perché dobbiamo sì. Trattare in maniera speciale Pokémon? Sempre. Non lo si deve fare. Cioè, è corretto il ragionamento che fanno quelli di Player Inside. Perché loro analizzano i videogiochi, uno che invece vuole parlare di Pokémon, per quello tratta bene Pokémon, per un altro discorso. Abbiamo fatto con Arceus, non io, l'avete fatto con Arceus. Questo è molto vero e secondo me è un incredibile invito alla riflessione a tutta la community Pokémon che, come dire, spesso tendiamo, mi ci metto in mezzo anch'io, anche se non mi sento rappresentato completamente da questa cosa qui, mi ci metto in mezzo sempre anch'io. È sempre un po' come, vabbè, ma Pokémon è sempre stato indietro, è sempre stato così.
È che un po' il discorso che vi facevo sui glitch. Vero, però è comunque un videogioco che esce comunque nel 2024, che esce su una console dove sono usciti altri videogiochi che non avevano la stessa merda all'interno che ha Pokémon. E io penso che questa cosa qui in realtà sia spiegabile con una roba semplicissima di cui più vado avanti più mi convinco. Okay. Ho iniziato a giocare a Dragon Quest, che è un altro JRPG. Pokémon ha letteralmente sempre avuto una sola cosa in più della concorrenza, che lo ha sempre, altrimenti, secondo due, me, asfaltato sotto tanti punti di vista, non solo grafici, anche narrativi, per esempio. Pokémon è sempre stata narrativamente terra terra, è un complimento, è vero che è un gioco per bambini, però alla fine, ragazzi, anche quando ci perdiamo a lodare la narrativa della quinta generazione, dentro Pokémon, i Pokémon hanno sempre avuto una cosa in più rispetto a chiunque altro. I cazzo di Pokémon. Finché ci sono questi bastardi qui, che sono belli, sono più belli di qualunque altro prodotto uscito. È uscito Scarlatto e Violetto? È una merda? Sì. Pokémon verrà dimenticato per questo? Infatti io sono d'accordo con questa cosa che dice Axo, d'accordissimo, voglio però tornare indietro a questo frame qui. Pokémon ha sempre avuto in più i Pokémon, verissimo, ne aggiungo altre due però. Una è la nostalgia. Cos'è Mano Axo? Una bustina di carte Pokémon. Chi c'è sulla busta di carte Pokémon? Quel figlio di buona donna del mio amico Charizard. La nostalgia. E qua entro a gamba tesa e vi spammo uno degli ultimi video che ho caricato qua sul canale in cui parliamo delle mega evoluzioni, ok? Quindi andatevelo a recuperare, perché lì si parla veramente di nostalgia e di come Pokémon è tornato a essere Pokémon grazie alla nostalgia, grazie a chi ci ha giocato dagli anni iniziali e chi si è trascinato fino ad oggi. In seconda battuta Pokémon è aperto a tutti. È aperto a tutti perché c'è il bambino che vuol fare l'avventura, c'è Toselli che vuole ripercorrere la via nostalgica e tanto che apre un secondo canale per parlarne, c'è il Pardini di turno che vuol fare il competitivo, eccetera, 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 eccetera. Pokémon è aperto a tutti, dal bambino di 5-6 anni che vede il cartone animato in televisione e compra la bustina tanto per, a chi compra le carte come Dario Moccia da $40,000 l'una e robe del genere. Pokémon è aperto a tutti. Ognuno può trovare in Pokémon un motivo per giocare a Pokémon, per vivere Pokémon, per apprezzare Pokémon. Per tanti Pokémon è una roba da bambini. Vi invito a fare del competitivo, vi invito a fare del collezionismo di carte vintage, vi invito a reperire tutti i giochi della mainline, vi invito a sapere a memoria tutte le trame. Questa non è roba da bambini. È da bambini l'approccio, probabilmente, il modo in cui Pokémon si è imposto sul mercato. Sì, quello sì. Però dietro c'è tanto altro, mi vengono a pensare a tutte le teorie che negli anni ha fatto Saidoni andando a cercare riferimenti a destra, a sinistra. Quella non è roba da bambini, è roba da gente che deve studiare, è gente che lavora per Pokémon proprio all'interno della lore, nello scriverne le storie, nel crearne i design. È un brand che guadagna più soldi nel mondo, quindi insomma... Da bambini può essere il concetto da cui è nato Pokémon, sì, l'idea, il collezionare tutti i Pokémon è viva, li abbiamo tutti noi, sono belli e colorati e poi si aprono tantissime strade. Ecco, andiamo avanti, dai. Per cui sì, la stampa, la critica in generale ha effettivamente relativamente punito, sempre con mille virgolette, Pokémon Scarlatto e Violetto. Mai quanto sta facendo il pubblico. Sta tirando su un polverone che per certi versi ci ricorda un po' quello di Cyberpunk 2077, con tanto di, almeno tentativi, GTA, di rimborso direttamente a Nintendo, che sembra che alcuni dei quali almeno stiano andando in porto, il che è una cosa addirittura strana. Nintendo sta rimborsando? Perché se Nintendo comincia a rimborsare vuol dire che la situazione è grave. Perché c'è questa sorta di protezionismo per un brand per il quale il pubblico dovrebbe essere tanto esigente quanto i vari Zelda e Mario? Spesso la community Pokémon si riduce a una questione tra tifosi, no? Cioè, per tanti Pokémon è qualcosa di più di un videogioco. Beh, in realtà lo stesso brand è molto più di un videogioco. E direi, è quello che dicevo prima. Il problema è che nel 90% dei casi, secondo me, fai anche 95%, si è entrati in contatto con Pokémon in un periodo particolare della vita,
e se lo si segue ancora, spesso significa che non si è mai usciti da quel brand. O comunque non definitivamente, perché io ci sono uscito tantissime volte da Pokémon, però io seguo Pokémon da quando ho 6 anni e è stata la mia infanzia, è stata la mia adolescenza, è stato tutto, mi ha accompagnato in tanti periodi della mia vita e quindi potrò anche uscire, ma poi ci tornerò sempre dentro perché li amo e non ci posso fare niente. Quando si entra in qualcosa in quel periodo di crescita, ecco, della vita, è molto difficile scinderlo da una parte di se stessi, che siano... Poi, oh, può essere una cosa positiva come negativa. Io, per dire, non mi sono mai drogato nella mia vita. Sono sempre stato amante di Pokémon, quindi ognuno ha le sue. Se devo scegliere, preferisco non essermi mai drogato ed essermi sempre ritrovato in Pokémon. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. O semplicemente, magari, i ricordi, la nostalgia, l'affetto che si prova per il periodo dell'infanzia o dell'adolescenza, delle scuole elementari, delle medie, le amicizie. Pokémon, esatto, è un gioco che ha tanto a che fare anche con la condivisione. Pokémon è un gioco che ha anche molto a che fare con i soldi, perché comunque ci vogliono tanti soldi per rimanere al passo. Un'altra cosa che non ho mai fatto: non ho mai fumato una sigaretta, non ho mai comprato un pacchetto di sigarette in vita mia. Provate, i fumatori provino a fare un veloce calcolo, un rapido calcolo di quanti soldi hanno speso in sigarette. Ecco, io ne ho spesi per 5 probabilmente, tra giochi Pokémon, tra carte Magic, tra maglie della Juventus, però ho sempre cullato i miei interessi. Quei soldi che sono stati utilizzati in altri contesti da altre persone, che io ritengo stupidi, possono invece per me essere considerati degli investimenti su cose che mi sono piaciute e che per quelle stesse persone possono essere stupidi nei miei confronti. Però ognuno ha le sue passioni e spende i suoi soldi come gli pare, i suoi interessi come gli pare, eccetera, eccetera. Con gli amici. E quindi si lega, secondo me, indissolubilmente a queste cose qui. Certo. È per questo, secondo me, che Pokémon è il bambino speciale. Perché succedono queste cose? Perché le deadline da parte di Game Freak vengono rispettate a tutti i costi, esca come esca il gioco? Perché lo comprano. Perché lo comprano. Perché spendono dei soldi in Pokémon. Sempre, comunque. Assolutamente non smussato, non ripulito. Per 3 fattori fondamentali. Uno è Pokémon. I veterani lo acquisteranno comunque. Anche perché i veterani importa soprattutto del competitivo, del multiplayer, quindi sti cazzi. 2. Competitivo è una bella fetta. Comunque si può giocare anche gratuitamente su Showdown, non c'è necessità di... per forza di cose di acquistare i titoli, ecco. Ancora una volta mi ritrovo a dirlo con dolore stavolta, però in realtà senza imbarazzo da parte vostra, non ce ne deve essere, perché così Pokémon è l'esca per un nuovo pubblico di giovani virgulti. È quello che vi dicevo prima, attira chiunque, il bambino, il grande, chi ci ha sempre giocato, chi lo vede in televisione, tutti. Coglione, grazie Ax. Ragione quando dice i veterani lo compreranno comunque. Questi siamo tutti noi. Avete comprato Scarlatto e Violetto? Siete, certo, nella mia stessa situazione. Certo, ma, no, ma io non mi ritengo neanche un coglione per averlo fatto. Questo pubblico di mi ritengo più un coglione per aver comprato Let's Go e Diamante Lucente per la Splendente. Quello è schifo. Giovanissimi, non è quello così, è attento ai difetti tecnici. Ma ci mancherebbe altro. Non chiederà mai il rimborso perché capita qualcosa come un glitch o un bug. Ma ci mancherebbe altro. Ma chi ha mai chiesto un rimborso per Pokémon Rosso? Cioè, che oggi lo vedi come la merda della merda, ma all'epoca era qualcosa di incredibile. Ma chi mai chiederebbe un rimborso per Pokémon Rosso, che è fatto di glitch e bug? E poi perché comunque Pokémon deve uscire, deve rispettare quella scadenza. Certo, che tranne quest'anno, che non uscirà niente nel 2024, uscirà le Leggende Z nel 2025. Deadline, la timeline, la deve rispettare. Soldi, ma certo, ma è ovvio, ma secondo voi, ma il mondo va avanti a soldi, ma ci mancherebbe altro. Il discorso sui bambini anche in realtà è interessante, però una cosa che... Taxo, in che senso? Mi chiedo da mesi, è possibile, secondo voi, esisterà una stima, non so se siano pubblici, ma di quelle 20, quante cazzo sono, 23, 25, forse 25 milioni di copie vendute, fascia demografica dei giocatori. Quanti siamo noi vecchi di merda e quanti sono i bambini? Ma se Ax è un vecchio di merda, io mi devo buttare giù da un ponte probabilmente. Bambini spostano e sposteranno sempre tanto per forza di cose. Chi è più vecchio lo fa per passione,
e comunque investirà se appassionato, ma non sarà mai tanto casual quanto un bambino che va in giro con la mamma e il papà la domenica e dice me lo compri per favore, no, e si mette a piangere finché non glielo comprano, poi magari non glielo comprano ma a tanti viene comprato. Quindi Pokémon attira tutti, cioè il trucco di Pokémon è quello, la fortuna. Questa è una cosa che mi chiedo da veramente più che mesi, in realtà ormai anni. Anche Mario è un brand in realtà anche molto più vecchio di Pokémon, parliamo di... Sì, però Mario non è forte come Pokémon, cioè Pokémon è collezionismo, l'abbiamo detto prima, ci sono mille motivi per... Di Mario non esce una versione nuova in cui ci sono dei nuovi Mario, possono aggiungere dei personaggi eccetera eccetera, però non saranno mai iconici come dei nuovi Pokémon, dei nuovi starter, dei nuovi leggendari, delle nuove forme dei vecchi Pokémon, non sarà mai così. Un brand ultra quarantennale, credo, c'è una fetta d'utenza importante, però sono difficili da criticare tecnicamente i giochi di Super Mario. Ma sì, anche perché per me è divertentissimo un Mario in 2D, forse molto più di Super Mario Galaxy, per dire. Così come anche se ci spostiamo sui Mario tridimensionali. Ecco. Cazzo, sono giochi dove devi andare a trovare, secondo me, il pelo nell'uovo per... Ma sì, anche, cioè, uno dei miei Mario preferiti è il 64 o Super Mario Sunshine, sono bellissimi, però quanto è iconico Mario che deve buttare nella lava Bowser saltando e togliendogli la terra sotto i piedi, il terreno, meraviglioso. Per sollevare una critica di tipo tecnico. Poi è chiaro che le console Nintendo non sono mai state avveniristiche o... diciamo anche volendo essere proprio severi al passo con la concorrenza. Ma certo, vogliamo paragonare la Switch a una PlayStation 5 o a un PC da gaming? Ma non esiste. Per quanto riguarda il lato tecnico. Certo. Però per quel... Nintendo è sempre stata una roba a parte. Per sempre, sarà per sempre così, immagino. Le che erano le potenzialità della console sono sempre stati giochi soddisfacenti. Anzi, sempre no, perché oggettivamente se penso agli anni della Play 1 e Nintendo 64, eravamo bene o male lì, a livello poligonale, a livello di 3D. Partire da quel poi... capolavoro di Mario 64, il primo, no? Bravissimo. Dove sta allora? Io qua non avevo ancora visto, avevo visto solo il primo pezzo, qua non c'ero arrivato, e meno male che anche Axo cita Mario 64, potremmo citare Super Smash Bros, Mario Party, Mario Kart, capolavori tutti. La differenza? Ho due idee, che sono le solite cose dette stradette. Numero uno, i tempi di sviluppo. E poi parliamo del discorso novità. Cioè, quando le cose sono nuove nell'ambito Pokémon, va bene perché è un passo in avanti nell'ambito dei giochi di Pokémon. Però se poi andiamo a paragonare qualsiasi episodio, anche recente, di Pokémon con altri esponenti dello stesso genere, il GDR è mondo aperto con combattimento a turni, se vogliamo, ma possiamo anche estendere il campo, Pokémon... Non dico che ne esca per forza con le ossa rotte, ma quasi, perché il vecchiume è tanto, anche dal... Però per dire, il vecchiume è tanto, sì, è un combattimento turni, indubbiamente. Però ripeto, il competitivo è molto figo, cioè non devi focalizzarti sull'avventura con Quaxly che deve catturare Hoppip a livello 3, per forza, avrà azione, avrà splash, avrà ruggito e robe del genere, botta e queste robe qui. Se dobbiamo parlare competitivo... ogni generazione introduce un qualcosa di diverso, la Mega Evoluzione, le mosse Z, la Gigamax, la Terra Crystal, che sono cose che vanno a modificare e complicare tantissimo il combattimento, veramente, veramente tanto, e ovviamente, vi dico la verità, a me non è dispiaciuto neanche il modo inedito di utilizzare Pokémon in leggende, quindi... Ci sono delle innovazioni anche da questo punto di vista. Punto di vista stilistico, anche da certe scelte di gameplay, che non sono aggraziate. Non è esattamente come mi aspettavo il video, perché non seguo in realtà spesso la rubrica Insider. E io non li ho mai visti praticamente, credo di aver visto due video, forse tre video con questo in tutta la mia vita di Player Inside, ma so che fanno questo di mestiere, ma ripeto, io non sono attratto dal mondo dei videogiochi, so che lavorano molto bene e i numeri lo confermano, però non li conosco. Noto appunto che, come vi dicevo prima, è stato molto più diretto e molto più alla base di quanto avrebbe fatto un fan Pokémon, non perché non sia giusto, ma perché uno che è uomo Pokémon parla dei Pokémon, fa i Pokémon, vive dei Pokémon, non se lo può permettere questo discorso.
Sì, il video è una giustissima critica ai problemi, agli errori di sviluppo di un gioco. Il video di Player Inside è correttissimo. Un fan Pokémon difficilmente sarà d'accordo con questo, e ve lo dice uno che ha un canale che si chiama Nerd e Retro, basato sulla nostalgia, quindi la roba vecchia, ma sono qui a dirvi comunque le novità che introduce Pokémon non sempre mi dispiacciono, anzi. Corso qui, secondo me. Anzi. Se io avessi caricato questo video, se Saidoni avesse caricato questo video, se chiunque altro avesse caricato questo video, la community Pokémon secondo me sarebbe semplicemente stata ma la storia è bella, perché dovete sempre cagare il cazzo? Sì, probabilmente sì, probabilmente sì. Ma sì, è ovvio che sia così, è logico che sia così. È logico che sia così. Vediamo i commenti, ha ragione Adamello, sono curioso. Oh! Ne avessero avuto la possibilità, sono sicuro che avrebbero imboccato il modello Konami. Quindi dove cioè? Effettivamente il videogioco è quasi completamente accessorio. Questo è uno scenario. Cosa significa? Non credo lo faranno mai, eh. Cioè, quindi più le carte che il videogioco? Però Ocio, perché un sentore di questa roba qui, secondo tipo me, Yu-Gi-Oh. C'è. E come? Fino alla fine comunque i videogiochi sono sviluppati da Game Freak. Game Freak è la mamma di Pokémon. Certo. Va bene? E Game Freak ha poco e niente a che fare con il resto di quello che è il franchise Pokémon. Cioè Game Freak è Game Freak e fa i videogiochi, che sono il prodotto originale. Dov'è la questione secondo me? Quanto Game Freak ha a cuore la propria creatura? Per me tantissimo. Magari sarò impopolare, ma per me tantissimo. Cioè Game Freak è famosa per Pokémon. Se fosse stato tutto The Pokémon Company, allora sì, no, io capisco il discorso di Axo, però Game Freak senza Pokémon non esisterebbe, quindi penso tantissimo. Allora forse anche un futuro proprio completamente quasi senza videogioco, dove il videogioco mainline è ridotto al minimo, magari sarebbe stato anche immaginabile o comunque verosimile, no? Fa ridere, no? L'idea di doversi appigliare a Game Freak, però secondo me è l'unico appiglio, perché tanto Pokémon è talmente tanto grande che lo mandi avanti di tutto il resto. Sì, probabilmente Pokémon può andare avanti anche un po' per inerzia, capisco questa lettura. L'inerzia è assolutamente qualcosa da citare nel mondo Pokémon, indubbiamente. Secondo me c'erano alcune cose da chiarire e da integrare di questo bel video, di questa bella reaction di Axo. Spero che vi sia piaciuto anche la reaction alla reaction, e anzi, nel caso, fatemi sapere altri video reaction a cui reagire qui sotto nei commenti. Vediamo di creare una nuova serie sul canale. Ciao a tutti.